Ma diciamo, mi ha colpito subito innanzitutto la bellezza della città. Io sono arrivato a 16 anni perché già quando ero nell'Asti Macobi venni convocato a Coverciano e quindi diciamo la prima, seconda città grande che ho visto da vicino è stata Firenze. E niente, mi ha colpito al momento in cui sono arrivato, chiaramente il centro, le colline fiorentine e poi dopo. Quando alla fine mi sono trasferito a Firenze a 18 anni, è chiaro che poi ho cominciato a apprezzare un po' tutto l'ambiente fiorentino e non solo fiorentino, ma anche dintorni, le colline, Fiesole, San Domenico, Piazzale Michelangelo. Però diciamo, questo feeling è nato subito al momento in cui ho visto per la prima volta Firenze. Primi pendolari la mattina, quest'anno è forte la tua Fiorentina, la colazione con i bomboloni, e guai a chi parla male di Antonioni, raggio di sole. Diciamo, il primo impatto che ho avuto con Firenze è stato dovuto anche a riavvicinarmi alla famiglia, perché io essendo di Perugia a 18 anni ho dovuto scegliere fra Torino, Campo Torino, non Juventus, e Firenze. E quindi ho scelto Firenze innanzitutto per questo motivo di riavvicinarmi a casa e poi dopo anche per la bellezza di cui mi parlava la gente. Chiaramente Firenze a livello nazionale e internazionale era considerata una delle più belle città in Europa o nel mondo e quindi niente, oltre la prima motivazione, anche l'altra motivazione come bellezza, come città, come un po' da scoprire, anche come squadra chiaramente. Era una Fiorentina che aveva appena vinto il campionato nel 69, quindi speravo e mi auguravo di poter piano piano poter riavere questa possibilità che purtroppo non si è avverata. Il rapporto con i fiorentini è stato subito buono perché al momento in cui sono arrivato c'è stato questo connubio tra di noi che fino ad oggi si è rivelato, diciamo, la scelta giusta e azzeccata. Firenze, Santa Maria, novella e festa, per lui che va. Nel raccordo di Superstrada tra Firenze e Siena, non so, San Casciano, questi posti che sì, si conoscono, però se uno non ci va non riesce a capire la bellezza, che tra l'altro poi è a 20 minuti da Firenze, quindi non è molto distante. Credo che le colline toscane siano proprio un po' la bellezza di questa regione e penso che San Casciano possa essere una zona dove chiaramente ci vanno molti turisti, già lo conoscono, già la conoscono, però credo che sia una zona tranquilla e allo stesso tempo vicino a Firenze, dove si può stare nel modo giusto, ecco, come vacanza. La guardo bene, solo un travestito. Firenze, Santa Maria. Ah, il toscano è differente un po' dall'umbro, perché l'umbro è più taciturno, più silenzioso. Io sono uno di questi. Il toscano è più chiacchierone nel senso buono, però l'abilità e il valore del toscano è che se una cosa te la deve dire te la dice in faccia e quindi penso che sia proprio questo rapporto che si è instaurato dall'inizio al momento in cui sono arrivato che è nato questo connubio. Anche se con caratteri diversi, però diciamo sotto certi aspetti un po' si assomigliano. Anche perché sono al centro, tutte e due, siamo abbastanza vicini e quindi confinanti, diciamo. E sono due regioni molto belle, ecco. Chiaramente la Toscana è più mossa, l'Umbria è un po' più pianeggiante. In una volta sola, Firenze, Santa Maria, novella e festa. Ma chiaramente i monumenti di Firenze, il Ponte Vecchio, il Michelangelo, vabbè, chiaramente il piazzale, questi luoghi da dove si vede Firenze, il piazzale Michelangelo dall'alto e come
come monumenti il Ponte Vecchio e il Duomo, chiaramente, poi gli Uffizi, tutte queste grandi opere che ricordano Firenze, non solo Firenze, ma credo tutta l'Italia. Sicuramente queste sono le cose più ricorrenti. Poi dopo Antognoni, chiaramente. Ora di vergogna, sembra lo specchio di... Ha ha ha!